Mister Massimiliano Alvini, mister Nero Verde, oggi il tutto cuoio ha pagato Lazio a Sorrento 2-0 per i padroni di casa, risultato maturato nel secondo tempo, quando il tutto cuoio era stato anche in 10 per l'espulsione di Balde. Una sconfitta arrivata a un quarto d'ora alla fine, 17 minuti alla fine, in una partita molto difficile. A conti fatti il Sorrento ha meritato di vincere. Bisogna anche ammettere che oggi loro hanno fatto una buona prestazione e quindi bisogna dare merito anche alla prestazione degli avversari, che oggi loro sono stati bravi. Noi, peccato, avevamo nel momento migliore nostro, abbiamo preso gol su uno sbaglio, su un taglio che non abbiamo conseguito. È come un po' la partita dell'andata, nel momento migliore prendiamo gol, però col Sorrento sia all'andata che al ritorno non abbiamo fatto bene e quindi la sconfitta ci sta. Mister, tra 7 giorni a Santa Croce arriverà il Gavorrano ultimo e tutto cuoio avrà anche l'occasione, dati i risultati di oggi abbastanza favorevoli per il tutto cuoio, ancora in corsa, in pienissima corsa anche per la 16 unica diretta, ancora a meno uno dall'ottavo posto, la Vigor Lamezia. Pensiamo che a 17 minuti alla fine stavamo 0-0, un eventuale pareggio ci avrebbe portato all'ottavo posto perché con la Lamezia siamo meglio come differenza che stavamo, quindi ci rimane sicuramente un po' di delusione. Però oggi abbiamo commesso degli errori, abbiamo commesso degli errori e questi errori non vanno commessi. Questa squadra deve crescere in maturità. Perché oggi avevamo la possibilità di fare il salto di qualità per raggiungere l'ottavo posto. Non l'abbiamo fatto, però non cambia niente perché mancano 3 giornate alla fine e dobbiamo cercare di rimediare all'errore commesso oggi. Però devo dire che dall'altra parte c'è anche una squadra che secondo me è molto forte. Sì, il Sorrento arrivava a questo incontro dopo 3 vittorie consecutive, insomma, ha fatto valere anche insomma, il proprio momento positivo in campionato contro il tutto cuoio che comunque, come abbiamo detto, è lì. Ecco, contro il Gavorrano, che pensi di Gavorrano, che Gavorrano arriverà a Santa Croce, insomma, un Gavorrano ultimo in classifica, ma che darà battaglia sicuramente. Ma questo in tutte le partite, io non guardo, io devo guardare la mia squadra e devo cercare di recuperare i giocatori che in questo momento non ho al 100%, questo lo devo ammettere, ci sono giocatori come Ferrari che giocano in maniera incredibile, dobbiamo essergli grati perché Kirill è fuori per infortunio, io devo cercare di recuperare i giocatori tutti al 100% per poter fare la sprint finale nel miglior modo possibile. Ancora in corsa, oggi è stata una sconfitta che non ci voleva, però ci dà la possibilità ancora il tempo di poter rimediare.